Questo programma è presentato da Passione Educativa Edizioni. Mi chiamo Marco Caputo, sono di Pianecrati in provincia di Cosenza. Allora, io sono imprenditore agricolo specializzato in viticoltura. Il mio motto è: la vita si misura dalle opere e non dai giorni. Marco, grazie per averci accolti. Ci troviamo in un vigneto, ma anche in qualcosa di più, in un luogo dove si produce vino, quindi parliamo di vino, vino che di solito rimanda qualche volta a problematiche con le quali devono avere a che fare i giovani rispetto anche a quelle notizie drammatiche che sentiamo al telegiornale. Allora ti chiedo, ma siamo sicuri che il vino che fa male, che crea incidenti, che ammazza i giovani, o forse non è l'abuso che se ne fa e quindi è un problema squisitamente educativo? Secondo me è un problema educativo. È un problema educativo perché se si fa l'abuso del vino o qualsiasi altro tipo di superalcolico o di alcolico, si fa, come dicevate voi, gli incidenti. Allora, accostarsi al vino non è solamente abusare, ubriacarsi, bensì deve essere quella degustazione di vino, non abusare. Perché non, sì, si torce il naso, il vino, si fa l'abuso. Il vino, se si abusa, si hanno problemi a livello fisico e problemi a livello di fare incidenti o di creare problemi anche ad altre persone. Certo, ma parliamo anche degli aspetti positivi, che sono quelli che forse ci possono interessare di più. Allora, che cosa significa essere culture del vino, degustare un buon vino, essere appassionato del vino? Chi è il buon bevitore di vino? Non certamente quello che ne fa un eccessivo consumo. Allora, quello che quello che si vuole degustare, cioè il vino che noi andiamo a degustare, e noi ci mettiamo in questo, mi sono messo in gioco in questo campo, perché ci appassiona la vigna, ci appassiona il vino, ci appassiona
l'amore per la terra, per la Calabria, che noi vogliamo dare una bellissima impronta a questa nostra Calabria. Allora, parlare del vino oggi è molto delicato, è molto delicato e far capire realmente cosa c'è in un vino non è semplice, però piano piano cerchiamo di far passare quel messaggio e di far capire come si degusta un vino. Un vino oggi si degusta per l'odore, per il sapore, comunque per la persistenza che il vino stesso ci dà. Nel senso, la persistenza, che cosa intendo io per persistenza? Quello che ti resta quando tu ingoi un bicchiere di vino, una degustazione di vino. Sono tante emozioni che oggi, adesso è difficile spiegarle così, però sono delle emozioni che ti fanno, ci danno la possibilità di comunque riaffiorare i ricordi di quelli che erano i nostri, di quello che era del lavoro che facevano i nostri antenati. Un lavoro che è duro, un lavoro faticoso tantissimo, però questa passione che mi ha portato oggi a lavorare i nostri vini, a lavorare nella vigna, come si dice, è una cosa che tu te la senti dentro, che ti aiuta e che ti fa andare avanti. E se non lo fai con passione, c'è una passione che è indescrivibile, cioè è difficile dirlo così. Magari se una persona si avvicina di più al lavoro, si avvicina di più a quello che è il vino. A quello che c'è dietro al vino, non parliamo solo del vino finito, a quello che c'è dietro, cioè il lavoro, un lavoro fatto all'aperto, un lavoro dove tu svaghi con la testa, però quando sei lì vorresti fare sempre di più, non ti vuoi fermare mai e vuoi cercare di continuare a lavorare perché è un lavoro che ti appassiona, che ti piace e che ti fa stare in salute. Marco, venendo qui ci ha accolto la tua mamma. Pensavo, in che modo ti hanno supportato te e tuo fratello, in che modo vi hanno supportato i vostri genitori? Allora, ci hanno supportato a livello umano e a livello economico. A livello umano perché ci sono stati sempre vicini, fin da quando abbiamo iniziato con l'acquisto del terreno ci sono sempre stati vicini. Ci hanno sempre dato una mano e sempre pronti lì a supportarci a livello umano. Economico perché senza di loro oggi non avevamo niente, perché è solo grazie a loro che abbiamo avuto e che abbiamo tutto questo e che siamo riusciti a creare questo. Sì, e poi ti chiedo appunto a tal proposito se e come vi ha supportato la Chiesa locale ed eventualmente qual è il vostro rapporto con il progetto Policoro. Ho avuto un piccolo finanziamento che mi ha dato la possibilità di acquistare una pompa di calore che ci serve, è stata una cosa molto utile perché ci è servito per refrigerare in cantina, per refrigerare le cisterne, o meglio, i fermentini dove abbiamo il mosto, quindi ci dà la possibilità di mantenere i mosti sempre a temperatura controllata. Ci serve sia in cantina, sia per temperature alte, sia per temperature basse. Ultima domanda, Marco. Il nostro programma si rivolge ai giovani e cerca anche di proporre delle idee affinché si possa contrastare questa piaga della disoccupazione, soprattutto al sud. Cosa ti sentiresti di dire ai giovani in tal senso? E soprattutto, Marco, ti pongo una domanda. Abbiamo conosciuto tua figlia, 9 mesi. Cosa ti sentiresti di dire a tua figlia tra qualche anno? Quello che mi sento di dire a mia figlia fra qualche anno è quello che papà ha cercato di crearti un futuro, sta creando
un futuro per te, per un mio, per te, per me ora, per mia figlia un domani. Spero che capirà e vorrà restare qui e sarò la persona più felice di questo mondo perché me la potrò godere sempre vicino a me. Quindi io spero che questo futuro gli piaccia, le piaccia e io vorrei che si incammina con me perché tutto quello che sto facendo ora lo sto facendo per lei, per me, per mio fratello, ma soprattutto per un futuro di mia figlia. Ai giovani oggi cosa voglio dire? Non cercate di non andare fuori dalla nostra Calabria, cercate di investire e comunque di dedicarvi a questo territorio che ha tanto bisogno di persone che non siano solo ed esclusivamente che facciano delle cose per la Calabria solo a scopi personali. Restate in Calabria, investite. Oggi non vi dico andate a lavorare nelle vigne, perché lo so, è un lavoro pesante, è un lavoro pesantissimo, non ci sono giorni di riposo, quando l'uva va raccolta, non ci sono domeniche, perché un giorno, però ci sono anche i momenti belli. I momenti quando tu vedi il frutto, il momento che tu vai a lavorare ti senti libero, con la testa ti senti libero. Quindi il mio messaggio è quello di non cercate lavoro altrove, investite in Calabria e abbiate pazienza che piano piano i frutti arrivano. Ci vuole tanta passione, ma i frutti arrivano. Come l'ho avuto io, vi ripeto e lo ribadisco, come ho avuto io la fortuna di crearmi un futuro, di crearmi un lavoro, tanti giovani come me hanno le possibilità e non sono persone, hanno sicuramente la voglia di investire in Calabria, perché è il nostro territorio. Marco, in realtà l'intervista è terminata. A questo punto del programma, di solito noi ci facciamo un giro con le videocamere per il luogo che stiamo visitando, quindi se ci fai visitare la tua azienda, che abbiamo visto essere bellissima e anche molto grande, molto vasta. Ci facciamo un giro, sì, vi faccio vedere un po' i vigneti dove lavoriamo, che cosa facciamo. Ben ritrovati, siamo a Cosenza con Marco in un'azienda agricola, in particolare in un'azienda che produce vino e è il momento del tutorial. Siamo con Marco. Marco, di cosa ci parlerai?
Allora, vi parlerò della lavorazione delle uve che arrivano dalla vigna in cantina. Quindi parliamo della lavorazione sia delle uve bianche, l'uva rossa usata per il rosato e l'uva rossa che usiamo per il vino rosso. Allora, qui siamo in cantina, dove avviene tutta la lavorazione delle uve che ci portano dai nostri vigneti. Ce le portano qui nel piano lavorazione. Allora, la presentazione della cantina, abbiamo dei fermentini dove ci sono dei fermentini che hanno delle fasce refrigeranti e un fermentino a tutta tasca che ci serve per l'affinamento dei bianchi e rosati. Allora, le uve vengono portate qui, messe in una cella frigorifero, dove poi andiamo a fare una lavorazione a freddo. A freddo perché evitiamo di far partire già la fermentazione e comunque mantenerci gli odori, i sapori e tutto quello che l'uva ci dà. Allora, bianchi e rosati si differenziano dalla lavorazione perché viene fatto sia per il bianco che per il rosato la vinificazione in bianco. Vinificazione in bianco che cosa significa? Mettere le cassette dell'uva qui, dove poi vengono pigiate e deraspate, il succo con tutte le bucce cade qua in questa pompa, che è una pompa oliva, e da qui, grazie alla forza di questa macchina, ci permette poi di far andare direttamente bucce e mosto all'interno di questo attrezzo qua. Questa macchina che è una pressa a polmone, da qui cade solamente il mosto, cioè il succo, che con un'altra pompa noi, grazie all'aiuto dei tubi, ce li portiamo nei fermentini dove poi deve stare fermo per un po' di tempo. Una volta che il mosto è arrivato a zero, quindi zero di zucchero vuol dire far salire la gradazione alcolica, una volta che è successo questo, noi tiriamo fuori il fiore, lo togliamo, o meglio, puliamo il mosto, ce lo tiriamo dal fermentino e ce lo mettiamo a decantare in quest'altro fermentino qua. Invece, cosa molto differente è la lavorazione del rosso. La lavorazione del rosso come avviene? Le uve sempre pressate, pigiate raspate, sempre da qua. Con questa pompa, sempre grazie all'aiuto dei tubi, ce lo portiamo direttamente in un fermentino più grosso. Lì dentro ci vanno sia il mosto e sia le bucce. Diciamo che lì si fermerà un 20 giorni, 25 giorni, a secondo poi delle analisi che noi andiamo a fare, perché vengono fatte comunque delle analisi al mosto per vedere poi se lo zucchero ancora è alto oppure è arrivato a zero. Se è arrivato a zero vuol dire che ha finito la fermentazione tumultuosa, e se ne va in questa pressa di nuovo. Da qui prendiamo il mosto e ce lo andiamo a riportare in un altro fermentino, dove poi qui avviene sempre tutto il processo di vinificazione. Processo di vinificazione, anzi, non solo processo di vinificazione, bensì processo di fermentazione, dove finisce poi la fermentazione. Finita la fermentazione, poi andiamo a ripulire di nuovo e ce li portiamo in un altro serbatoio che noi lasciamo per un mese e mezzo, 2 mesi, fin quando poi non viene sicuramente pulito continuamente, e poi fino ad aspettare che ci dà il nostro prodotto che vogliamo. Finito questo passaggio, poi passiamo alle filtrazioni. Portato dal filtro, passata il giorno dell'imbottigliamento dal filtro, ce ne andiamo poi alla macchina dell'imbottigliamento. Qui siamo alla macchina dell'imbottigliamento, come dicevo prima. Allora, la macchina è una semplicissima macchina di imbottigliamento. Noi che cosa facciamo? Mettiamo in serie qui davanti una sciacquatrice e una soffiatrice. Sciacquatrice perché ci serve per pulire le bottiglie, anche se comunque ci arrivano sterili. Sciacquatrice, soffiatura, cioè soffiatura, togliamo l'acqua che comunque è all'interno delle bottiglie. Una volta passate da qua, se ne vanno qui sopra. Questo nastro ci aiuta a portare le bottiglie
sotto la campana dell'imbottigliamento, campana dell'imbottigliamento che per bianchi e rosati noi li facciamo lavorare sempre, come dicevo prima, sotto azoto. E ripeto, per non far perdere né colore né avere problemi di ossidazione e sia per i profumi. Queste cannule davanti sono, mandano l'azoto nelle bottiglie, i sei beccucci dietro le riempiono, le fanno riscendere, un'altra spuzzata di azoto e se ne vanno avanti. Qui avviene la tappatura della bottiglia, cosa molto importante. Riempitura delle bottiglie, tappatura. La tappatura che è un momento particolare, soprattutto, come ripeto, e mi batto sui bianchi e rosati perché sono quelli molto più delicati, mentre il rosso è un po' più, diciamo tra parentesi, un vino che non ha problemi di essere lavorato sempre sotto azoto. La tappatura è importante sempre per i bianchi e i rosati perché questa macchina ci dà la possibilità di dare, per questo piccolissimo tratto che magari una bottiglia può prendere l'aria, questa macchina qua, questa tappatrice ci dà la possibilità di mandare una spruzzata di azoto, quindi ritogliere di nuovo l'aria che le bottiglie hanno e mettere il tappo. Una volta uscite le bottiglie se ne vanno qui, dove noi poi ce li riportiamo nel magazzino per poi essere etichettate e messe in commercio. Rieccoci, e così abbiamo anche appreso come si produce il vino. È molto interessante, anche carina la tua cantina. Senti Marco, siamo alle battute finali e noi ti ringraziamo davvero di vero cuore perché ci hai introdotto in un mondo davvero bello. E non so se vuoi dire un'ultima parola. Sì, io permettetemi di dare un ultimo messaggio, che è quello che io voglio dire agli adulti che stiano dietro ai giovani. State dietro ai giovani e fate sì che queste persone, che questi giovani, mi ripeto, non vadano altrove, che restino in Calabria, che restino al sud. Ringraziando questi genitori che stanno vicino ai loro figli, voglio ringraziare i miei genitori che grazie a loro ho avuto questa possibilità, mi sono potuto mettere in gioco, ci siamo potuti mettere in gioco con Andrea, con mio fratello, e che mi hanno dato la possibilità di avere oggi tutto questo.